5 anni di promesse per il mondo dei diabetici. 100.000 persone in Abruzzo ne sono affette e tra i 300 comuni 200 sono comuni delle aree interne. Perché diciamo questo? Perché i diabetici ogni mese e mezzo, ogni due mesi, si devono spostare dalle aree interne, dai comuni montani, con le condizioni del tempo che trovano, pagando la benzina che è comunque aumentata nel corso di questi anni, per raggiungere i luoghi dove c'è la distribuzione dei presidi per i diabetici. Nelle altre regioni, e la regione Abruzzo è tra le tre in Italia maglia nera su questo, nelle altre regioni la distribuzione avviene tramite le farmacie dei singoli comuni o alcune volte anche per posta. Le associazioni sono state prese in giro nel corso di questi 5 anni e con loro i 100.000 pazienti che attendevano invano. In realtà, con una delibera del 4 dicembre di quest'anno, la giunta regionale mette su carta due cose molto inquietanti. Il primo, lo scostamento della spesa farmaceutica che solo nel 2022, solo per l'anno 2022 è di 99,3 milioni di euro in più di quello preventivato. E il secondo aspetto, quello che rimanda al 30 marzo del 2024 qualsiasi decisione in merito alla distribuzione dei presidi. Inoltre non è stato ancora messo su concreto il PDTA del 2017 dell'assessore Paolucci, e tutto questo nonostante ci siano state moltissime interpellanze, comunicati, conferenze, interlocuzioni che abbiamo tenuto con la Giunta per venire incontro al mondo dei diabetici. Purtroppo tutte queste promesse sono risultate vane. Bisognerà aspettare la nuova amministrazione regionale, se sarà un'amministrazione di centrosinistra, questo sarà uno dei primi temi che cercheremo di portare a casa.